Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Fido Podico 65, come alle mie spalle, e della pagina Facebook Aquila Scoop. Grazie per essere in mia compagnia. Oggi andiamo a parlare di quello che è successo a Flavio Briatore, uno dei più importanti imprenditori, non solamente in Italia, ma in tutto il mondo, con oltre 2.500 dipendenti nelle sue aziende. Operato d'urgenza di un tumore benigno al cuore. Però quello che ha colpito di più, è vero che è stato molto bello il video che lui ha fatto, in cui ha comunicato lui stesso di avere un cancro e quindi stava per andare sotto i ferri e così via. Dall'altro vicino a lei c'era Elisabetta Gregoraci, che è l'altra sua ex moglie, voglio dire. Però ha colpito molto il messaggio di una sua ex, una super top model, quindi di fine anni 90, inizi anni 2000, Heidi Klum, con la quale lui aveva avuto una relazione, e dice: la figlia mai riconosciuta, riferito a Flavio Briatore, mettendo un cuore nero tra i centinaia e migliaia di commenti che sono arrivati di auguri a Flavio Briatore. Vediamo cosa è successo. L'imprenditore è stato operato di un tumore al cuore presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Ricordiamo che l'ospedale San Raffaele ha dato 10 anni di vita in più a Silvio Berlusconi, in particolare il luminare, il dottore Zangrillo, oggi anche presidente del Genova Calcio. A comunicare la notizia è stato lo stesso Flavio Briatore, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram dopo giorni molto difficili. Lui ha fatto questo video dopo 10 giorni da quando ha avuto l'intervento. Briatore ha ringraziato tutto il personale dell'ospedale San Raffaele di Milano e naturalmente Elisabetta Gregoraci, che gli è stato sempre vicina tutti i giorni. Quindi ha lasciato le sue cose, ovviamente anche i suoi amori, che non sappiamo ancora quali sono, se ancora il vecchio, vale a dire Giulio Fratini, l'imprenditore, o Piero Barone, il cantante del Volo. Quindi ha lasciato tutti comunque per stare con l'ex marito Flavio Briatore, il quale passa, ricordo, casomai per inciso, come assegno di mantenimento a Elisabetta Gregoraci 8.000 euro al mese. La showgirl, quindi Elisabetta Gregoraci, gli è stata vicino con tutto il cuore e scrive: sono state giornate intense e difficili, ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci quanto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa. Lo dice proprio lei, parla proprio lei, che è stata sempre una mantenuta a vita da tutti i compagni, che lei è stata sempre una mantenuta. È stata raccomandata da Flavio Briatore a Silvio Berlusconi per fare battiti live, è stata raccomandata dallo stesso Flavio Briatore a Giorgia Meloni per fare Made in Sud. Quindi, voglio dire, c'è qualcosa, gli conviene tenerselo buono, diciamo così, anche se può darsi che ci sia anche, è rimasto ancora un amore, e insieme condividono un figlio, Nathan Falco, che oggi ha 14 anni. Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo dello scatto che ha pubblicato nelle sue storie di Instagram insieme a Flavio Briatore. Quindi ha fatto una foto insieme a Flavio Briatore e poi l'ha messa nelle sue storie e ha scritto questa cosa. Quindi lei che dice che parla di salute e così via, comunque stava vicina per 10 giorni, insomma, al suo ex. I messaggi arrivati a supporto di Flavio Briatore sono stati migliaia. Però ai fan più attenti non è passato inosservato il commento della super top model ed ex compagna di Flavio Briatore, Heidi Klum, una ragazza, una donna, amiche e amici, bellissima, tedesca, una delle più modelle più pagate al mondo.
alla pari di Naomi Campbell, Cindy Crawford e così via, tutte quelle, la stessa Carla Bruni, la Linda Evangelista e così via. Comunque, vabbè. La top model Heidi Klum ha lasciato a corredo del video che Flavio Briatore aveva messo su Instagram un cuore nero. Gli ha messo un cuore nero. I due hanno iniziato, per capire che cosa è successo praticamente, i due hanno iniziato a frequentarsi nel marzo 2003, quando Heidi Klum aveva 29 anni e lui 58, quindi c'erano 30 anni di differenza. Ma si sono lasciati quando lei era incinta di quella che poi è diventata la sua figlia, la figlia Leni, che Flavio Briatore non ha mai voluto riconoscere. Leni oggi fa la modella, è pagata bene, quindi lavora per i migliori brand di tutto il mondo, però soffre di, possiamo dire, una patologia particolare, soffre di acne, di un'acne molto accentuata. E pare che la stessa Leni, senza nemmeno magari il supporto o l'incoraggiamento da parte della mamma Heidi, quindi avesse chiesto, non essendo manco stata riconosciuta, avesse chiesto in passato, quindi al quello che è suo padre biologico, a Flavio Briatore, quindi dei soldi per fare questo intervento molto particolare sulla pelle, quindi che avrebbe dovuto fare negli Stati Uniti e aveva un costo di 200.000 dollari, quindi erano soldi, e lui si è rifiutato, ha detto io non ti ho riconosciuto come figlia, quindi non ti do soldi. Ma questo tumore venuto così all'improvviso, che ha acceso tutti i blog, tutti i giornali, tutto così. Flavio Briatore ha 74 anni intanto. Questo è un tumore, come dicono i medici, che è molto raro, soprattutto negli uomini, è molto raro negli uomini, e può raggiungere anche una dimensione, in molti casi, può raggiungere una dimensione di 15 centimetri. È facilmente asportabile. E praticamente non hai possibilità di vita se il tumore è maligno, perché parliamo di un tumore al cuore, quindi parliamo di uno dei peggiori tumori al cuore. Ricordiamo però, meglio, non dimentichiamo che Flavio Briatore ha già un altro tumore di cui dobbiamo saperlo tutti, vuol dire, praticamente lui ha un tumore al rene sinistro, che non gli è stato asportato completamente, gli è stato asportato in parte, ma ha una funzionalità del 20%, quindi un tumore al rene e un tumore al cuore. Siccome lui dà lavoro a tantissima gente, parliamo di più di 2.500 dipendenti in tutto ciò che lui fa, per dire i vari resort, i ristoranti, in Italia per esempio ricordiamo il Twiga, ricordiamo il Billionaire, ricordiamo la catena di pizzerie, il Crazy Pizza, tutto ciò che ha fatto a Dubai, negli Stati Uniti, a Monte Carlo, a Londra, in Kenya, quindi dà lavoro a tantissima gente. E lo stipendio medio di un dipendente, io l'ho letta perché ne sono certo di questo, perché l'ho letto, voglio dire, non lo dice lui, ma lo diceva Il Sole 24 Ore, quindi un giornale che tratta soprattutto economia. Lo stipendio medio di chi lavora nelle aziende di Flavio Briatore è di 2.500 dollari, quindi vale a dire 2.300 euro al mese, quindi, e ti fa lavorare 8-10 ore al giorno per quello che è. Quindi è chiaro che questo fatto, no? Tutti hanno scritto forza Flavio, ce la fai, anche se negli ultimi tempi si è visto che era magro, che era molto magro. Lui dice che fa la dieta, Flavio dice che fa la dieta delle 16 ore, a dire sta 16 ore senza mangiare e così via, ed è sceso così, voi l'avete visto che è sceso di peso, quindi è che è molto magro. Invece non è così. Flavio Briatore combatte un tumore serio al rene, molto probabilmente sta avanzando o l'hanno fermato in parte, eccetera, e in più poi c'è stato questo tumore al cuore. Chiaramente adesso stanno facendo tutte le visite che servono per capire se ci sono delle metastasi, ma questo tipo di
tumore non dovrebbe darle. È chiaro che tutti hanno scritto a Flavio Briatore, sia dalla maggioranza sia dell'opposizione. Hanno scritto la segretaria del PD Elis Klein, mi ha mandato gli auguri, anche se non c'entra niente con Flavio Briatore, ma di fronte alla salute e alla morte, tutto il centrodestra, quindi la Meloni, Salvini, Tajani, che è vicinissimo a Flavio Briatore, la famiglia Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi è andato più volte a trovarlo in ospedale, Marina Berlusconi è andata più volte a trovarlo in ospedale perché lui è vicinissimo alla famiglia Berlusconi, era molto amico di Silvio Berlusconi. Gli unici auguri che mancano è di quel corvo, io lo chiamo corvo a questo punto, di Giuseppe Conte. Giuseppe Conte non ha avuto le palle di fare un augurio di buona salute a Flavio Briatore. Flavio Briatore non ha mai detto una parola contro Giuseppe Conte. Quindi da tutti i commenti, io più o meno ne ho letti un 500, 600, che hanno scritto sotto il video di Flavio, sono tutti i politici, gli artisti, i cantanti, i musicisti, tutti quelli che lavorano a Mediaset, in Rai, c'è tutto ciò che è vicino a questo mondo ovattato del jet set, ha scritto, e anche della politica, ha scritto a Flavio Briatore. Gli unici che mancano sono quelli dei 5 Stelle, soprattutto mancano quelli del Fatto Quotidiano, che non hanno solamente augurato niente a Flavio Briatore, ma di fronte alla salute, la politica, amici miei, non c'entra niente, non c'è bisogno che lo dice Elisabetta Gregoraci, che è super super ricca, non solamente i soldi che gli dà Flavio, ma voglio dire anche per i lavori che fa in giro, prima Battilavi, oggi Made in Sud e così via. Però quelli del Fatto Quotidiano, come sempre, i falchi della sventura e Giuseppe Conte non hanno scritto, e questo si è notato. Oltre al commento del cuore nero che gli ha messo la sua ex Heidi Klum, la quale non perde occasione di dire a Flavio Briatore che ha una figlia di 21 anni, Leni, che fa la modella e che non l'ha ancora riconosciuta. Tra l'altro Leni, ripeto, qualche anno fa, credo quando avesse 18 anni, avesse chiesto a Flavio Briatore un aiuto economico per un intervento a questo tipo di acne che ha in faccia, quindi, e che potrebbe per certi aspetti ledere la sua carriera di modella, come era la mamma bellissima Heidi Klum. Quindi c'è questo cuore nero. Ecco, questa era la bomba, perché per quanto riguarda l'intervento ormai si è detto e ridetto tutto. Quello che ha colpito è stato questo cuore nero, soprattutto l'intervista che aveva fatto qualche giorno fa la figlia Leni Klum, perché ha preso il cognome della madre, in cui parla di Flavio Briatore e parla a cuore aperto. Lei dice che avrebbe da sempre desiderato avere un padre, che ha fatto di tutto per conoscere Flavio Briatore, che ha sempre accettato i suoi amori, non è stata gelosa mai, tant'altro non aveva, vuol dire, chi è lei poi a dire, può stare con quella, cioè. Però chiaramente dispiaceva a lei molto quando vedeva queste signorine, diciamolo pure, di 4 soldi, perché guadagnano 4 soldi stando nude o su OnlyFans o sui social, eccetera, la Taylor Mega di turno, eccetera. Ecco, quindi faceva molto male, dice, perché stai con queste ragazzotte, quando è successo con Taylor Mega, parliamo di 6-7 anni fa, quindi Taylor Mega aveva 21 anni, quindi, e non riconosci me che sono tua figlia. Che cosa ti ho fatto di male? Adesso hai Nathan Falco pare che volesse conoscere Leni, ma Flavio Briatore chissà perché non ne vuole sapere assolutamente di riconoscere la sua figlia fatta insieme, no? Generata insieme, possiamo dire, partecipata insieme a Heidi Klum. E questo cuore nero, diciamo, che ha colpito molto. Ma lei lo fa perché, vuol dire, è chiaro che si dispiace la doglianza del tumore di Flavio Briatore, è chiaro che, vuol dire, fa male a tutti. Però le ha messo questo cuore nero e poi ha scritto la figlia mai riconosciuto, perché qualche giorno prima Leni aveva fatto un'intervista sul padre, che lei vuole conoscere il padre, nonostante lui l'abbia già detto diverse volte su tutti i giornali patinati, ma lei è in perterrita, non vuole più i soldi,
dice curerò da sola questa malattia che ho di acne alla pelle eccetera, anche se lavoro ugualmente, un po' di fard, non so le donne che mettono, dire eccetera, quindi sta su tutti i red carpet più importanti del mondo, quindi sta su tutte le passerelle del mondo, poi ho pensato la madre, quindi Heidi Klum ad aprirgli le strade, però io voglio conoscerti, lui invece non ne vuole sapere, l'unico suo figlio è Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoracci 14 anni fa. Amici miei, questo era il video di oggi, se vi è piaciuto, come sempre, un bel segui per quanto riguarda i social e iscrivetevi al canale YouTube Figlio Prodigo 65. Mi raccomando il like, la campanellina per avere il video e saluto anche gli amici di Facebook, appunto Aquila Scoop e tutti gli amici degli altri social. Amici, più siamo, meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima!